Io credo che il binomio che si è creato tra me e la società, innanzitutto, sia stato frutto dei risultati che abbiamo ottenuto. Non è che possiamo girarci attorno. Ovviamente la conoscenza reciproca tra me, il direttore generale, il direttore sportivo e il presidente è cresciuta nel tempo e nei momenti di difficoltà loro hanno visto probabilmente, questo andrebbe chiesto più a loro che a me, che il lavoro che veniva svolto durante la settimana era sempre molto propositivo. A volte poi i risultati possono venire o meno, ma ho sempre sentito la classica, come si dice, fiducia incondizionata da parte della società. Sarà una partita dura, nel senso che il Pescara è ovvio che cercherà il massimo risultato. Anche noi però faremo lo stesso e vediamo alla fine chi l'avrà vinta. Per quello che riguarda la classifica, rispecchia abbastanza, probabilmente delle squadre pronosticate ai playoff per la vittoria finale del campionato, manca un po' attardato il Frosinone e al posto del Frosinone probabilmente è entrato in Venezia, nel senso che all'inizio stagione non si pensava che potesse trovare in quella posizione di classifica. Però c'è tempo per recuperare. E noi l'anno scorso non siamo andati ai playoff per la classifica Bursa con Empoli e Frosinone, abbiamo fatto gli stessi punti, però avevamo una classifica Bursa peggiore, siamo usciti. Quest'anno non siamo vicinissimi perché siamo a 5 punti, a 4 punti dal Chievo, con una partita da recuperare. Credo che la cosa migliore per noi sia quella di non star troppo lì a guardare quelli che sono i risultati, ma giocare anche partita per fare. Il Pescara è Pescara, città, mi sono sempre nel cuore, la mia famiglia vive a Pescara, mia moglie, le mie figlie, mia mamma, mio fratello, tutti i parenti, io vivo a Pescara, appena posso torno immediatamente a casa, perciò Pescara è casa mia. E per quello che riguarda un giorno poter allenare il Pescara, non mi potrei tirare indietro in futuro quando la mia avventura a Pisa sarà terminata, perché ripeto, Pescara rimane sempre una società, a mio avviso, una piazza importantissima.